Buonasera a tutti. Dopo anni di degrado, di abbandono, di disinteresse verso questa città da parte di tutte le formazioni politiche, sia nazionali che locali, finalmente Taranto può respirare un'aria nuova e lo potrà fare anche con un'aria pulita nel momento in cui finalmente è data la possibilità ai cittadini di questa città di votare per un altro referendum, quello della scelta della vita e del lavoro, chiudendo quella maledetta acciaieria grazie al coraggio di un uomo che decisamente si schiera per il popolo, per la gente, per i tarantini. E quindi decisamente questo referendum, o si vota per Luigi Abate e la coalizione di Luigi Abate, Taranto Sensilva, Partito Meridionalista, Taranto New Generation. Noi siamo qui per cambiare le cose. O si vota per Luigi Abate e contro l'acciaieria e per il lavoro garantito e per l'ambiente garantito pulito, oppure si vota per tutti quanti gli altri e per rimanere incondizionatamente come ci troviamo sino a questo momento. Noi non siamo più disposti a cedere un altro solo minuto di salute e di vita dei tarantini e dei bambini di Taranto. Questa storia sta da finire e definirà a breve. Lo Stato italiano deve capire che non è un Dio al quale vanno sacrificate vite umane a favore degli interessi, dei bilanci di questo Stato. Si pensasse diversamente, altrimenti ci pensiamo noi. Grazie a Luigi Abate, che qui vi passo immediatamente. Buonasera Taranto. Ritengo che i comizi siano il modo migliore per incontrarci, per incrociare i nostri sguardi, per fare delle promesse di fedeltà a una causa che è diventata la ragione della mia vita, una nuova Taranto, una Taranto diversa che prescinda da quel mostro maledetto, da quel mostro che uccide, che ieri si chiamava Italsider, poi ha cambiato varie denominazioni, Ilva, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, ma è sempre la solita fabbrica assassina che uccide con la complicità dello Stato. Mi sono laureato in giurisprudenza e avrei dovuto fare l'avvocato, il magistrato, il notaio, insomma proseguire quello che era il corso naturale degli studi giuridici. Ho deciso di fare il giornalista e lo faccio da 21 anni a questa parte, perché pensavo che attraverso l'azione di pungolo del giornalista potessi davvero invertire la rotta, potessi stimolare le istituzioni a un impegno maggiore, a dare una svolta, a invertire la rotta per Taranto. E notavo che, nonostante le mie continue sollecitazioni, denunce sul malaffare pubblico e privato, denunce sui drammi ambientali, sui drammi sanitari, sulla invivibilità urbana, le cose non cambiavano. Credetemi, avrei potuto tranquillamente prendere i miei servizi giornalistici, registrarli, congelarli per così dire, e dopo un anno o due sarebbero stati più attuali che mai. Non ho voluto fare questo. Ho deciso allora di candidarmi sindaco e l'ho fatto e lo faccio trasversalmente rispetto ai partiti, perché non voglio appartenere a questo porcile, un porcile politico del centrodestra, del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle,
dove non esiste altro se non l'affarismo, se non le poltrone. In questa serata voglio anche illustrarvi, soprattutto illustrarvi il programma, farvi capire che cosa noi vogliamo fare una volta che abbiamo ucciso quella fabbrica assassina. Voglio farvi capire che Taranto deve vivere di altro, deve vivere come tutte le altre realtà italiane che non hanno quel mostro, deve vivere di risorse naturali, di mare, di turismo, di agricoltura, di storia, di cultura, di università. E questo è il futuro di Taranto, non l'acciaieria che uccide. Ho voluto fare un discorso trasversale rispetto ai partiti, perché se vedete qui abbiamo soltanto dei Giuda politici e nulla più, dei Giuda, degli arrampicatori sociali, dei falsi che si sono presi il gioco di voi e stanno ancora continuando a prendersi il gioco di voi, perché a loro interessa soltanto la poltrona e nulla più. Andiamo a vedere coloro i quali si sono candidati, andiamo a vedere il signor Rinaldo Menucci, quello che è uno schiavetto politico di Emiliano, è un burattino politico nelle mani di Emiliano, è un signor sì. Questo signore ha fatto un opuscolo e ha scritto fatto 100, per cortesia andate a vedere questo benedetto opuscolo, andatelo a sfogliare e vedete quante chiacchiere, quante inganni, quante fantasie ha perpetrato nei confronti della collettività ionica. Una persona che mi scrive: ho riqualificato la villa Peripato, ho riqualificato la villa Peripato. Signori, se non mi credete, fate due passi alle mie spalle, 3 minuti a piedi, e vedete che quella villa è ridotta una latrina, e il signor Menucci ha l'ipocrisia, ha il barbaro coraggio di dire che ha riqualificato quella villa. Così come ha voluto infierire ancora di più sul quartiere Tamburi. Sapete cosa ha scritto questo signore? Grande riqualificazione del quartiere Tamburi, Tarantini, ma non vi rendete conto che vi sta prendendo per i fondelli? Una persona falsa, una persona senza coraggio, che sfugge il confronto, ha rifiutato tutti i dibattiti televisivi. Per lui è molto facile chiamare certa stampa servita, pagata ovviamente, perché la legge lo consente, si comprano gli spazi televisivi, e Menucci può dire che la villa Peripato è stata riqualificata, e Menucci può dire che il ciuccio vola, e Menucci può dire che vuole difendere Taranto contro il mostro, quando non dimenticatelo mai, ritirò il ricorso al TAR e Taranto venne condannata al genocidio. Passiamo all'altro campione, tale Walter Musillo, anzi Vincenzo Musillo detto Walter, un saltimbanco politico, mai visto un saltimbanco simile, un uomo che viene dalla sinistra, che si dichiara uomo di sinistra convinto e si presenta con chi? Con il centrodestra. Solo un anno e mezzo fa, settembre 2020, il signor Musillo era candidato con Emiliano alla regione. Ora incomincia a dire Musillo che non dobbiamo essere schiavi di Bari, che Emiliano è il padrone. Ma tu Musillo, quando hai fatto il signor sì, lo schiavetto di Emiliano, dove stavi? Cosa facevi? Cosa dicevi? Ipocrita, falso, sei più falso di una moneta taroccata. Quest'uomo è stato segretario provinciale del Partito Democratico, mozione Renzi, con quei decreti assassini, i decreti salva Ilva e ammazza Taranto. Questo è Walter Musillo.
rispetto di tutti. Vi posso dire che avevo rispetto di due grandi uomini, di ideologia diametralmente opposta. Mi riferisco a Berlinguer e mi riferisco ad Almirante. Avevano una loro ideologia che si poteva condividere o meno, destra o sinistra, non ha importanza. Ora abbiamo dei saltimbanchi e basta. A loro interessa solo il potere. E vediamo all'altro competitor, Massimo Battista, anche lui un altro saltimbanco, uno politico, sindacale, uno che prima stava nella FIOM CGL, poi fa un'associazione e diventa Libero e Pensante, poi diventa 5 Stelle, poi dopo 5 Stelle si dichiara indipendente, ora fa una lista, un movimento civico, e che cosa fa? Non parla più di Ilva Chiusa. Urlava Ilva Chiusa, chiusura immediata, senza se, senza ma, ora non più. Ora parla la lingua di Menucci, parla la lingua dell'ecosistema Taranto, perché parla di tavoli di concertazione con gli stakeholders e quindi con il governo, con la regione, con i sindacati, con le parti sociali, come se tu vai dal governo e dici: caro signor Draghi, voglio chiudere l'Ilva, e ti prende a pernacchia in faccia. Poi parla di fermo progressivo delle fonti inquinanti, fermo, le stesse parole di quei Giuda falsi dei 5 Stelle, quelli che dicevano mai col PD, mai col partito di Bibbiano, e sono entrati nella mangiatoia. Il senatore Turco, colui il quale è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la massima autorità istituzionale italiana che Taranto abbia mai avuto, ha detto: Taranto è stata riempita di soldi, 850 milioni di euro. Ma voi dove li vedete 850 milioni di euro? A Taranto si vede solo la miseria, si vede la morte, si vedono i tumori, si vedono le malattie. Non le chiacchiere di Turco, non le chiacchiere di Musillo, non le chiacchiere di Menucci. E così anche Battista è passato dall'altra parte, è diventato pure lui filo governativo. Che fine che abbiamo fatto? Sarebbe molto facile per me andare ad attaccare, a criticare questo, quell'altro, quell'altro ancora. Uno potrebbe dire: sì, vabbè, è facile, tu sei il santerello, tu sei il puritano. Intanto, cosa mi differenzia dagli altri? Scusate la presunzione. Mi differenzia la mia vita, la mia storia, l'impegno che ho profuso in questi anni. Per 21 anni ho fatto il giornalista. Non ho fatto il reggimicrofono, non ho fatto il leccapiedi di questo o di quello, di quel politico di turno. Andate a vedere quello che ho fatto contro Conte, contro Di Maio, contro Salvini, contro questa gente che è venuta a stuprare Taranto. Avrei potuto fare come tutti gli altri, entrare nella mangiatoia e mangiare, perché tanto gli enti, quando vogliono riempirti tapparti la bocca, ti riempiono di soldi. Andate a vedere le delibere per questo giornale, per questa televisione, per questo, per quest'altro. Poi alla fine sono tutti amici di Menucci, tutti amici appassionatamente. E Menucci giustamente non ha bisogno di andare a fare i dibattiti televisivi, tanto se la canta e se la suona da solo, dov'è il problema? E allora ho deciso di fare questa svolta. Io ci ho messo la faccia. Io quando andai a denunciare il malaffare che c'era, io fui licenziato da Blue Star TV. Correva l'anno 2014. Non è che nel 2014 stavo meditando di candidarmi nel 2022. Non è che quando il 1° febbraio 2001 attaccai
Rai, la Di Bello e Fitto, non è che io pensavo in quel lontano febbraio 2001, tra 21 anni mi candiderò sindaco, non penso, penso che nessuno di voi può sapere neanche che cosa succede domani mattina, tra un anno, figuriamoci tra 21 anni. E allora ho fatto questa scelta, una scelta di coraggio. Abbiamo fatto questa scelta perché devo ringraziare questi uomini e queste donne coraggiose di Taranto senza Ilva, di Taranto Next Generation, del Partito Meridionalista, che invece di entrare nel porcile con i propri mezzi, con le proprie risorse, con il proprio cuore, con la propria dignità, hanno deciso di difendere Taranto contro tutto e contro tutti. Non ci siamo venduti, non ci siamo prostituiti. Io posso diventare sindaco, posso diventare consigliere comunale, posso anche non essere eletto proprio, ma vi posso assicurare che se mai dovesse esserci un ballottaggio, io non voterò e non voteremo per nessuno. Ce ne andremo a mare, perché sono uno peggio dell'altro, perché li dovete mandare a casa per difendere i vostri figli, per difendere la vostra vita. Questa è la svolta che Taranto deve vivere. Qualcuno si lamenta che io faccio le incursioni col microfono. Intanto le faccio da candidato e non da giornalista, perché ho rispetto del ruolo e della deontologia professionale. Ma quando vedo che questi scappano e prendono per i fondelli i tarantini, io vado a stanarli nelle loro tane, io vado a stanarli nei comitati, nelle piazze, e vedete come diventano bianchi e rossi per la vergogna. Mandateli a casa il 12 giugno. E vedete un po' se è possibile che ieri viene a Taranto Tajani. Tajani è il coordinatore nazionale di Forza Italia. Sapete cosa viene a dire? Proprio a dimostrazione che dei tarantini se ne frega, che sputa in faccia addosso ai tarantini. Viene a dire Tajani: Taranto deve vivere di acciaio. Taranto si deve candidare, stavo dicendo condannare in eterno, al polo dell'acciaio. E non è che dice dobbiamo eliminare il mostro, dice no, ci batteremo per ridurre un po' l'inquinamento, ma quello che conta è che si deve produrre. Se poi i vostri bambini a 2-3 anni muoiono, si trovano il polverino nel cervello, che se ne fotte Tajani di voi, che se ne fotte Tajani dei tarantini. Questo è il centrodestra. Ma non pensate che il centrosinistra sia diverso, perché il signor Emiliano lo ha dichiarato: non può esistere, non possiamo ammettere una Taranto senza Ilva. No, Taranto senza Ilva il 12 giugno vincerà, e insieme agli alleati riscriveremo la storia di Taranto. Caro Mangiafuoco Emiliano, ti faremo passare la voglia di venire a Taranto, ti metteremo in riga sull'attenti, vergognati di offendere i tarantini. Avantieri, sono andato a beccarlo all'hotel Salina. Beh, che cosa è accaduto? Che non potevo neanche parlare. Sapete cosa mi ha detto? Tu sei candidato, non puoi parlare. Come non posso parlare? A un certo punto mi trovo quattro rappresentanti della Digos davanti che mi fanno da cordone. Io, vedete, sono figlio e nipote di militari e ho un rispetto sacro delle forze dell'ordine, ho un rispetto sacro di chi porta la divisa, ma non è ammissibile che un uomo libero, una persona per bene come me, che non ha mai ricevuto un avviso di garanzia, mai una condanna, né in primo grado né in definitivo, né in,
in via definitiva, mai, mai deve essere trattato come se fosse l'ultimo esagitato, l'ultimo depravato di questa terra. Qual era la mia colpa? Di chiedere a Emiliano perché non vuoi più l'Ilva chiusa? Signori della Digos, ho massimo rispetto per voi e vi voglio bene, perché voi rischiate la vita ogni giorno. Però avreste potuto impiegare il vostro prezioso tempo ad andare nei quartieri caldi invece di bloccare il libero movimento di Luigi Abbate. Scusate, quando si parla con foga, beh, un po' d'acqua ci vuole, perdonatemi. Ripartiamo alla grande. Tanto fino al 12 giugno avrò voglia di urlare e di gridare. Oggi da candidato, domani da sindaco, se voi lo vorrete. Dipenderà solo da voi il 12 giugno. Vedete gli uomini che abbiamo, le caricature della politica. Annunciano un comizio annunciando la presenza di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni si vergogna politicamente di stare accanto a Musillo, perché Musillo è un trombato saltimbanco. Giorgia Meloni accampa scuse e dice: per ragioni personali io non sono venuta, non posso venire a Taranto. Tre giorni prima, sapete dove stava Giorgia Meloni? A Manduria, a due passi da Taranto, era andata da Bruno Vespa. Questo è il rispetto e la considerazione che ha a Taranto, appunto, per cortesia, che ha a Taranto il signor Walter Musillo. Ma andiamo al programma. Ora abbiamo fatto quella che si chiama la pars destruens, la parte demolitiva, sì, demolitiva, perché in questa città, in senso metaforico, non in senso fisico, bisognerebbe entrare con il lanciafiamme nelle istituzioni per andarle a ripulirle, per andarle a bonificarle, perché vi posso assicurare che le incrostazioni di varia natura sono pazzesche, sono assurde. E allora andiamo al nostro programma. Chiusura dell'Ilva senza se e senza ma, immediata. Nessun rischio per i dipendenti, né per i dipendenti diretti né per i dipendenti dell'indotto, perché solo per smantellare e bonificare occorrerebbero 30 anni di lavoro, dico 30 anni di lavoro, verrebbero riqualificati e rimessi nel ciclo produttivo. Chi mette i soldi? Lo Stato. Quello Stato che ogni mese a fondo perduto butta 50-60 milioni di euro, pardon, 50-60 milioni di euro, dico bene, e in un anno, dati di Eurispes, non i miei, 500-600-700 milioni di euro. Pensate che cifre, quando i nostri bambini muoiono, avete visto le ultime notizie? La povera fine di Lorenzo Zaratta e per fortuna le conseguenze giudiziarie che stanno colpendo questi malfattori. E allora dicevo questo nei confronti dei dipendenti. Oggi su 10.400 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, vedete che cosa è successo. Di questi noi ne abbiamo 1.600 in Ilva in AS, 2.500 in cassa integrazione a rotazione. Se la matematica non è un'opinione, siamo arrivati a 4.300 circa, 10.300 meno 4.300 fa 6.000, ne sono rimasti 6.000, non di più. E quanti sono i tarantini che lavorano in quello stabilimento? Non bisogna fare una guerra di campanile, perché tutti i lavoratori sono uguali, qualunque sia la loro provenienza. Possono venire da Bari, da Brindisi, da Foggia, dalla Basilicata,
però signori siamo noi a doverci subire quelle conseguenze mortali del mostro. Quindi questi 6.000 tranquillamente del diretti. Poi ne abbiamo quelli dell'indotto. Le ditte dell'indotto stanno licenziando i dipendenti uno dietro l'altro perché Acciaieria d'Italia non li paga, e non pagando Acciaieria d'Italia le ditte non pagano i lavoratori, e i bambini di questi lavoratori non hanno neanche un tozzo di pane. Ditemi, dov'è la ricchezza dell'ex Ilva? Dov'è? Il dottor Cecinati, primario di pediatria e di oncoematologia pediatrica di Taranto, ha detto: io sento parlare, qualcuno mi parla di ricchezza dell'Ilva, io questa ricchezza non la vedo, io vedo soltanto malattie, tumori, morti e miseria. Ora non solo le patologie polmonari, ma anche i deficit a livello cognitivo. Andate a vedere i casi di ritardo mentale, i casi di autismo, proprio nelle zone critiche, vicino a quello stabilimento di merda. Scusate le parole, ma quanto ci vuole, ci vuole. Fabbrica assassina. E poi sapete cosa succede? Che quei bambini che avrebbero bisogno di una terapia di recupero, quantomeno, signori, quell'ASL targata Emiliano dice: abbiamo finito i fondi, non c'è più disponibilità, se volete andatevi a pagare le sedute. E l'altro giorno, ve lo giuro sulla memoria dei miei genitori, ero a Piazza Immacolata, un papà cassa integrato Ilva in AS mi ha detto: io prendo 800 euro al mese, pago, mi mangio pane e acqua la sera perché devo pagare per mio figlio 40 euro a seduta. E quando fai 5, 6, 6 sedute al mese, 7, cosa rimane a questo povero Cristo? Come deve vivere un papà con moglie e due figli, figli disabili, con 500 euro al mese? Maledetta ex Ilva, che Dio la stramaledica! Dobbiamo vivere di altro, dobbiamo vivere di cose belle, dobbiamo vivere di sole, di mare, di turismo, di agricoltura. L'ho detto, il nostro programma è chiaro: andare ad incentivare le economie del mare. Penso alla piscicoltura, penso alla itticoltura, penso alla mitilicoltura. Guardate i mitilicoltori come sono abbandonati, guardate quel primo segno. E poi alla fine si presentano Belucci e Musillo da questi vitivinicoltori che non hanno mai visto in faccia questi due candidati sindaci. Ho detto il mare, ho detto il turismo. Io nominerò vice sindaco e assessore al marketing territoriale e al turismo il dottor Gianluca La Terza, l'avvocato Gianluca La Terza, che è un'eccellenza a livello nazionale. Stiamo parlando di una persona che è stata per anni direttore commerciale di TripAdvisor per il Sud Europa. Noi facciamo turismo, faremo turismo come si deve, non con una stazione ferroviaria che non ha neanche un bar, non come il terminal bus del porto mercantile che non ha neanche i gabinetti. Melucci, tu non hai idea di cosa significhi fare turismo. E insieme a te c'è Walter Musillo, che ha amministrato con i suoi uomini nelle partecipate e negli assessorati per 4 anni e mezzo, mandateli via. Vi abbiamo parlato di turismo, di mare, voglio parlarvi di cultura. Vogliamo mettere Taranto in un circuito nazionale ed internazionale con scambi culturali.
Non è possibile che il turista arrivi con le navi da crociera tanto strombazzate, poi il turista viene preso, viene caricato sui bus e li portano a Locorotondo, ad Alberobello, ma a Taranto non vedono nulla. Taranto è la città sommersa, Taranto è la città nascosta. Ridiamo le vita, ridiamo le luce, ridiamo le dignità. Voglio che questa, e andiamo alla partecipazione popolare, sia una città a misura di cittadino, in cui ci sia il coinvolgimento popolare. Ripristineremo le circoscrizioni, perché le circoscrizioni sono il punto fondamentale, sono, come dire, il filtro che sono capaci di raccogliere appunto le istanze dei cittadini. Creeremo, modificando lo statuto, degli altri organismi, mi riferisco ai forum tematici, ossia ai vari settori appunto di competenza, e quindi i vari settori, il turismo, il mare, il volontariato, quello che volete, ce ne sono una cinquantina. Tutte questi forum tematici verranno convogliati in un'unica struttura, la cabina di regia. Cioè vogliamo far sì che tutte le istanze dei cittadini possano avere un filo diretto, un collegamento diretto con quella che sarà l'attività della giunta, del sindaco, del consiglio comunale. In questi organismi di forum tematici e quindi nella cabina di regia parteciperanno i cittadini con il loro contributo di idee, perché noi non veniamo soltanto qui a chiedervi il voto e poi, come si suol dire, chi si è visto si è visto. Io non mi sono mai nascosto in vita mia, tutti sanno il mio numero, tutti, da 15 anni, 20 anni a questa parte, 339 240 4 240. Io non mi nascondo, abito in via Pupino 8, quarto piano, posso parlare ad alta voce, posso guardare in faccia le persone, non mi devo nascondere. Ecco cosa significa essere vicini alla gente. Altro settore, altri interventi, quello della vivibilità urbana. Ma guardate le nostre strade come sono ridotte, le guardate, le varie ditte, quelle che eseguono i lavori per conto dell'utenza privata le vanno a sfregiare e poi non si degnano neanche di asfaltarle, buttano sì e no un po' di cemento, un po' di asfalto e basta. Se va bene l'asfalto, appena appena, poi l'asfalto si sfalda, il cemento si sfalda e si creano le pozzanghere, si creano i buchi, le voragini in città. Signori, con noi la musica cambia. Signori degli uffici tecnici, vi faremo sollevare il culo dalle sedie e si andranno a fare i controlli strada per strada. Perché non mi vergogno, anzi mi vanto di dirlo, sarò un sindaco sceriffo, un sindaco di un sceriffo nel senso che girerà la città palmo a palmo, giorno e giorno, notte. E garantiremo la sicurezza prima di tutto. Si farà innanzitutto una valutazione, bisognerà implementare il numero dei vigili urbani, vedere quelli che sono idonei a stare in città, stare in servizio appunto per strada, e dovranno essere adeguatamente preparati con tecniche di difesa, di autodifesa, perché non basta avere la pistola e le manette se poi non sai usare le tecniche di difesa. Non perché noi vogliamo fare lo stato di polizia, ma perché ai cittadini deve essere garantita la sicurezza, perché non è possibile che il cittadino debba andare a pagare due volte quel biglietto, quel grattino, ce lo paga una volta e poi lo paga al doppio con il parcheggiatore abusivo. Non ci siamo proprio. Bisognerà camminare anche di notte con le luci. Taranto deve essere una città sicura e scenderò io al fianco dei vigili urbani, delle forze dell'ordine, perché vorremmo collaborare con le forze dell'ordine. E quando mi diranno sindaco sceriffo, io dirò grazie, perché se eletto sindaco io avrò un datore di lavoro.
e questo datore di lavoro si chiama il cittadino, e solo il cittadino dovrò dare conto, a nessun altro se non alla mia coscienza e a Dio. Ho menzionato i parcheggi. Avete visto quella delibera scellerata che ha fatto Menucci prima di cadere? Pensate un po', ha raddoppiato il numero delle strisce blu e, come se non bastasse, ha anche eliminato la fascia oraria gratuita. A questo siamo arrivati. Vi posso assicurare che all'indomani del mio insediamento, verranno dimezzate le strisce blu, dimezzate del 50%, come si fa a Matera, alternanza strisce bianche e strisce blu, perché i cittadini non sono polli da spennare. E questa delibera che ha fatto Menucci aveva anche la firma delle persone di Musillo, Deborah Cinque Spalmi, cugina di Musillo, era assessore e ha firmato questa delibera che ha messo in ginocchio il commercio, che ha messo in ginocchio i cittadini. Tu vai a prenderti un caffè e paghi più di parcheggio che di caffè. Ma che città è questa? All'indomani del mio insediamento vi ho detto le prime cose che farò, proprio giorni: strisce blu dimezzate, ordinanze di chiusura dell'ex Ilva per ogni sforamento un'ordinanza di chiusura, e ve ne posso fare pure 30, 40, 50, 100 in un mese. I magistrati con me avranno molto da lavorare, già lavorano, per carità di Dio, ma purtroppo ingolferò ancora di più le loro scrivanie. E poi vediamo se è vera quella favola di cui parlano Menucci e Musillo, che dicono il sindaco ha le mani legate, il sindaco non può fare nulla. Delle due l'una: o voi siete ignoranti e non potete fare il sindaco, oppure voi siete falsi perché mentite sapendo di mentire, perché l'articolo 54,4 del TUE, il testo unico degli enti locali, ne parlo con cognizione di causa. Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode, specializzato in diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali. Scusate la presunzione, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Perché in sala operatoria, perché questa città è da operare, devono andare i medici, non i macellai. E allora ho detto ordinanze di chiusura, perché questo articolo dice che il sindaco deve, può e deve mettere ordinanze contingibili ed urgenti nel caso in cui ci sia grave pericolo o per precauzione rispetto a pericoli appunto attinenti la pubblica incolumità e la sicurezza collettiva. Questa, signori, è la realtà, né più e né meno. E non mi venissero a dire l'acciaio è strategico, quella fabbrica è strategica. Ok, l'acciaio è strategico, ma non esiste che si possa calpestare il diritto alla vita. La Costituzione non ha previsto che per produrre acciaio i tarantini devono essere mandati a morte. Non lo ha previsto. Analfabeti del diritto, analfabeti anche quegli avvocatucoli e quegli azzeccagarbugli da quattro soldi che ripetono è strategica quella fabbrica. L'acciaio è strategico, ok. E allora volete produrre acciaio? Giusto. L'Italia deve vivere di acciaio? Giusto. Le nostre automobili non si possono, i nostri elettrodomestici non si possono costruire senza acciaio? Giusto. Ok, radete al suolo quella fabbrica e andiamo a produrre acciaio con una fabbrica nuova, ma non più a Taranto, andate in un'altra città d'Italia, perché Taranto ha già pagato il suo numero di vittime. Parliamo di sociale,
prima di parlare di sociale, perché vedete, quando qualche idiota dice ma qual è il tuo programma, ve lo sto dicendo questa sera, io non ho bisogno di fare 200 pagine, il libro dei sogni, io vi ho enucleato dei punti fondamentali, la chiusura del mostro, il turismo, la cultura, la storia, la vivibilità urbana, vi ho parlato della partecipazione popolare, dei lavori pubblici e ora concludiamo con il sociale. Il sindaco è la massima autorità cittadina. Io, signori cari, metterò il naso, metterò la faccia in quello che accade all'ASL, perché non è possibile che una vecchietta di 92 anni debba aspettare 27 ore al pronto soccorso. 27 ore! Mi consentite una parolaccia? Sanità di merda! Sanità di merda! Non è possibile andare a offendere la gente che soffre! L'altro giorno una signora al pronto soccorso, poverina, non poteva neanche cambiarsi il pannolone, l'hanno buttata su una lettiga e questa signora è stata cambiata in presenza di tutti, neanche il rispetto e il decoro. E allora andiamo a vedere quello che accade, perché un sindaco deve interfacciarsi con la regione, deve interfacciarsi con la ASL e deve dire: Emiliano, cosa succede a Taranto? Tu che vieni a parlare. E andiamo a parlare di sociale. Io, vedete, vengo da una storia particolare. Io all'età, nel 1990, mia mamma buonanima aveva 56 anni, mia mamma fu colpita da ictus cerebrale con emiplegia sinistra. Mia mamma, con grande coraggio, ha superato, ha affrontato la disabilità. Ma ricordo le sofferenze di mia mamma, le ricordo tutte. E se tradissi i portatori di handicap, gli invalidi, gli ammalati di cancro, gli ammalati in genere di Taranto, io tradirei innanzitutto mia mamma e tradirei anche mio padre. Mio padre due anni fa, un anno e quasi due anni fa, è morto per un angiosarcoma. Il sarcoma è il più terribile, il più aggressivo dei tumori maligni. Mio padre è morto vittima del dovere, era sottufficiale di marina, dilaniato dall'asbestosi, dall'amianto, da tutto. Non che io voglio raccontarvi e rappresentarvi le mie disgrazie, perché ognuno ha le sue disgrazie, forse anche superiori rispetto alle mie, però io penso che la mia coscienza porti delle ferite, le ferite che voglio che siano un motivo di riscatto, di orgoglio, per far sì che quei semi che sono marciti miseramente nel terreno possano dare vita ai virgulti della gioia, della speranza, di una Taranto diversa che risorge, che prende fiato. Dicevo il sociale, vedete le barriere architettoniche che ci sono in questa città. Abbiamo fatto un giro tra candidati sindaco, il signor Melucci non si è presentato, vi posso assicurare per un momento, camminando per le strade del centro, non ne parliamo delle periferie, su una sedia a rotelle, io dicevo: Luigi, ma immagina se per un momento tu avessi un danno cerebrale, un danno qualsiasi, e i tuoi organi si paralizzassero, pensa come sarebbe la tua vita. In quel momento ho pensato: Dio mio, non farmi succedere mai una cosa del genere, ma dammi anche la forza di lottare per Taranto. Gli anziani, soli, abbandonati a se stessi, non ci sono neanche i centri di aggregazione. Vi posso assicurare che in ogni quartiere apriremo centri di aggregazione per gli anziani, perché non è possibile vedere gli scempi dei poveri anziani. Penso a Piazza Lo Iucco, sotto il sole a Tanzano, si portano da casa la sedia, il tavolino, per stare un po' all'aria aperta, perché il comune di Taranto nega il diritto alla vita dei disabili, degli anziani. Aprite gli occhi. E nelle mie liste ci sono mamme di ragazzi, di persone diversamente abili. Beh, io farò tesoro
dei loro sforzi, soprattutto non per far sì che questa gente abbia la semplice assistenza fisica, la semplice assistenza morale non basta, ma bisogna saper integrare queste persone nella società, anche in ambito lavorativo, pur con tutti i limiti del caso. Un sociale che guardi anche alla devianza, e allora ripristinare, dare lustro agli antichi mestieri, far sì che ci sia un connubio tra giovani, tra anziani e giovani, e gli anziani possano rendersi utili e possano insegnare ai giovani, ai più giovani, un miglioramento, possano insegnare un mestiere per darsi vita, per darsi pane, ma anche per evitare le cattive strade, così come anche quella, e sono anche quelle le politiche sociali, incentivare il mondo dello sport, dando contributi alle palestre, dando contributi agli sport minori, mettendo a disposizione delle varie società, delle varie associazioni, tutti quegli immobili di proprietà comunale che sono abbandonati. Ma occuparsi di sociale vuol dire coinvolgere tutti, vuol dire aiutare i più ricchi, far godere a tutti, ricchi e poveri, le bellezze di Taranto, i divertimenti di Taranto. Penso agli eventi legati allo spettacolo, agli spettacoli. Beh, mi sembra normale che la scorsa stagione abbiamo avuto una programmazione estiva off limits, perché hanno chiamato fior di artisti pagati profumatamente per andare a vedere i quali occorrevano 60-70 euro. Immaginate un po' una famiglia che per andare a vedersi un concerto deve spendere 140-150 euro. Io mi auguro che dopo il 13 giugno sia davvero estate per tutti, perché faremo tutta una serie di eventi, di spettacoli che non costeranno nulla ai cittadini. Riempiremo questa piazza, Piazza della Vittoria e la Rotonda del Lungomare. Intendo trasformarle in balene, in punti di aggregazione. Intendo far sì che i nostri giovani artisti possano essere valorizzati a Taranto. E non è possibile che a Taranto gli artisti locali non hanno successo, perché in questa città come artisti hanno avuto fortuna soltanto gli amici degli amici. Come gli amici degli amici sono stati quegli oltre 400 scrutinatori nominati come il mercato delle vacche. Avete visto il casino che ho combinato al corpo di polizia municipale? 400 scrutinatori sono stati nominati direttamente dai partiti. C'era la commissione elettorale fatta da consiglieri uscenti che stava seduta al banchetto, sembrava il banchetto di Totò, sembrava una bettola, una cantina dove si andavano a prendere i nomi delle persone, degli amici, degli amici che dovevano essere fatti nominati scrutinatori. E poi andiamo a vedere che c'è la moglie di quel candidato, la fidanzata di quello, quelle 200 euro al mese per uno scrutinatore. Quegli scrutinatori dovevano essere sorteggiati e sorteggiati tra i disoccupati. Questa è giustizia sociale, non affarismo, non clientela. Voglio essere rispettoso dell'ora. Sono le 21 e il mio tempo è scaduto. Voglio solo dire una cosa in 20 secondi. Il 12 giugno sarà una scelta di campo e dovrete decidere se vivere o morire. Quando andrete a votare, pensate un attimo agli occhi dei vostri figli, pensate anche alla vostra vita, perché quando vai a fare un qualsiasi esame, ti chiedono come qualsiasi intervento, ti chiedono degli esami di routine, ti chiedono una semplice schermografia. E quando fai una schermografia, magari ti compare la macchiolina al polmone e da lì inizia l'olocausto.
quando andrete in quella cabina, pensate che questa, che la mia candidatura, le mie liste, Taranto senza Ilva, Taranto Next Generation, il partito meridionalista, sono l'ultima chance per Taranto, vivere o morire, questa è la scelta rispetto alla quale dovrete pronunciarvi. Io non ho promesso niente a nessuno, altri candidati vi chiamano e dicono: vieni, portami tuo figlio, è un bravo ragazzo, un bel ragazzo, una bella cultura, poi lo sistemiamo, lo sappiamo quello che accade, le 20, le 30, le 50 euro per i voti, i buoni benzina, i pacco spesa, nulla di tutto questo. Se vorrete i pacchi spesa, se vorrete i buoni benzina, andate dagli altri, non da noi. Noi proponiamo la crescita del territorio, ma la crescita di tutti, la crescita per tutti, non la crescita agli amici degli amici. Penso di aver detto tutto, penso di essermi sfogato e penso di aver tenuto fede alla mia coscienza. Per Taranto ho sempre lottato in 21 anni di attività giornalistica, consentitemelo di farlo anche da sindaco. Viva Taranto, viva i giovani, viva il sud!